Allora, oggi prendiamo l'occasione di rivedere, forse con un pochino più di calma e un po' più di dettagli, no? Quello che avete fatto ieri, diciamo così, pressati dall'esercizio, no? Riuscire ad arrivare a farlo funzionare. Quindi andiamo a riprendere le varianti, no? Fino a ieri vi abbiamo dato il minimo indispensabile per poter cominciare a lavorare. Qui riprendiamo il discorso con più di calma, in modo da darvi anche la manualità e gli strumenti per riuscire a programmare meglio. Il mio obiettivo alla fine delle 3 ore di oggi sarà quello di convincervi che progettare applicazioni web con le modalità, cioè lo scripting in Java mescolato all'HTML, è possibile, ma è un gran pasticcio, no? Perché andiamo a creare pagine di codice in cui c'è tutto mescolato dentro, no? E quindi ci farà venire voglia la settimana prossima di affrontare la stessa cosa in un modo un pochino più strutturato, e non è un segreto, cioè useremo il pattern Model View Controller come meccanismo di progetto per cercare di aiutarci a scrivere codice più ordinato, ma soprattutto più comprensibile e gestibile. Allora, GSP, non vi faccio lungo, troppo lunga l'introduzione, è una delle due tecnologie base, due o tre tecnologie base, che la piattaforma Java Enterprise offre per costruire applicazioni web. Gli ingredienti principali sono le pagine JSP che abbiamo cominciato a usare, e oggi spero che riusciremo a capire un po' meglio, e i servlet, che in realtà sono l'unico oggetto veramente che fa il lavoro. Il servlet che cos'è? È una classe Java che viene eseguita nel contesto di un server web. Quindi nella nostra architettura noi abbiamo il caro Tomcat che parte quando noi lanciamo l'applicazione e lui apre un server web sulla nostra macchina. Questo server web è in grado di servire dei file statici, HTML, immagini, no? File che non vengono modificati, e di interpretare delle richieste dinamiche per contenuti dinamici. Queste richieste per contenuti dinamici vengono instradate verso delle classi Java, che implementano un'opportuna interfaccia che prende il nome di servlet. Vuol dire un piccolo elemento dentro un server. Questi servlet, poi ci arriveremo, oggi li vedremo, sono classi Java che implementano dei certi metodi di fatto in risposta a delle richieste HTTP GET o HTTP POST. Per facilità di programmazione, però, spesso non andiamo a costruire la classe Java direttamente a mano, perché il 90% del lavoro che quella classe deve fare probabilmente è di generare HTML, e quindi esiste sopra il servlet uno strato semplificato, no? Di semplificazione sintattica, che è costituito dalle pagine JSP. Pagine JSP nelle quali si può mescolare sia il codice HTML che vogliamo generare, sia il codice Java, che in realtà entrerà proprio a far parte del corpo, del body, no? Dell'implementazione della classe servlet. E poi, senza che noi dobbiamo far nulla, automaticamente queste pagine JSP vengono convertite in servlet e poi vengono eseguite. Nell'architettura Java Enterprise esiste anche una serie di tag aggiuntivi, la JSTL, che poi però noi in questo corso non tratteremo perché hanno un utilizzo abbastanza limitato. Vabbè, qui non voglio perdere troppo tempo. Quindi ciò che succede è questo. Noi abbiamo questa macchina qui, è la macchina su cui gira Tomcat, no? Che Tomcat implementa due funzionalità diverse. Quella di web server, quindi web server è la parte che è in grado di rispondere al protocollo HTTP. E per quanto riguarda le richieste dinamiche, invece c'è una parte che si chiama container di applicazioni, c'è una parte che contiene le classi che sono in grado di generare le applicazioni dinamiche. Quando noi scriviamo una pagina JSP,
stiamo, diciamo, caricando dentro il container web i sorgenti di questa classe. Quando l'utente fa una richiesta per questa classe, il container dice, va bene, l'utente vuole la pagina hello.jsp. L'estensione JSP indica una pagina dinamica, ma questa pagina non è direttamente eseguibile ancora. È un misto di HTML e Java. Quindi ciò che fa il server, nel momento in cui noi richiamiamo quella pagina, prende quel sorgente JSP, lo analizza e genera un sorgente Java corrispondente. Quindi noi scriviamo un JSP, quando il primo utente si collega al nostro sito e richiede quella pagina viene presa e convertita in Java, in una classe nascosta, cioè che noi non vediamo necessariamente, ma possiamo vedere adesso, e questa classe viene subito compilata dal compilatore Java. Quindi il Tomcat, il container web, chiama il compilatore Java e dice, senti, in fretta, ho questa classe Java che devo eseguirla perché dall'altra parte c'è un utente che sta aspettando la pagina web, compilala e genera chiaramente il binario, il bytecode.class. Classe che viene eseguita, cioè a questo punto può essere caricata nel container ed eseguita. E finalmente questa classe va in esecuzione, fa il suo lavoro e manda indietro la risposta, prepara la risposta, che è la pagina HTML, che il web container a questo punto può passare alla parte web server, che potrà restituirlo al browser. Tutta questa trafila viene fatta una volta sola, nel senso che se un millisecondo dopo o un giorno dopo arriverà a questo stesso server un'altra richiesta per la stessa pagina hello.jsp, il container web non è cretino, si accorge che il codice binario c'è già e direttamente esegue questo, quindi la ricompilazione, ce ne accorgeremo anche sviluppando, appena modificate la pagina JSP, la prima volta che lo ricaricate è lento, ci mette mezzo secondo a restituirla, le volte successive è istantaneo, ci mette millisecondi. No? Il web container è abbastanza furbo da non ricompilare inutilmente le pagine JSP, ma eseguirle, anzi addirittura quando ho eseguito una classe lui tendenzialmente se la tiene in memoria e poi la scaricherà quando avrà bisogno di quella memoria per fare altro, no? Però non avrà neppure bisogno di leggerla da disco, di caricare la classe da file system. Quindi è un meccanismo un po' strano, ma alla fine, alla lunga, diciamo, tende ad essere abbastanza efficiente perché il server ha già in memoria tutte le classi che corrispondono alle richieste, diciamo, più frequenti da parte degli utenti. Ma dal punto di vista del programmatore è tutto molto semplice, scrivo il file JSP, se devo modificare il file JSP alla prossima richiesta verrà automaticamente ricompilato. E che faccia questo server, questa servlet? Ma lo possiamo vedere, nel senso che se voi prendete, io prendo quell'esempio che avevamo fatto l'altro giorno, no? In cui si faceva due somme, poi c'era un form, eccetera. Questa è la pagina JSP che avevamo scritto, prendo questa solo perché è molto corta. Per curiosità, c'è sul menu contestuale del file, nel caso delle pagine JSP, c'è una voce che si chiama View Servlet. Cioè, per curiosità nostra, possiamo andare a vedere qual è il codice sorgente della classe servlet, la classe Java, che è stata generata a partire da questo sorgente, per capire cosa succede. In realtà è tutto molto più banale di quanto non sembri, nel senso che, ovviamente mi dice, sì, bravo, io te la farei vedere, ma non c'è ancora il servlet, perché nessuno ancora ha fatto la richiesta di questa pagina. Va bene, allora facciamo partire una richiesta, perché ovviamente questa classe non la compila NetBeans, la compila Tomcat quando sarà richiesta la pagina. Poi NetBeans mi fa vedere, ok, diamo il tempo di far partire il browser, eccolo qua. A questo punto non ci interessa cosa fa la pagina, ma sappiamo che per eseguirla sicuramente l'avrà compilata. Adesso ci riprovo a chiedere a
a NetBeans di farmi vedere l'output della classe compilata. Allora, il mio file JSP è stato convertito in questo modo. Lasciamo perdere dichiarazioni, è stata definita un metodo service, poi vedremo qual è l'interfaccia dei, dei servlet e quindi quali sono i metodi che si usano, ma dentro questo metodo c'è la nostra pagina. Vedete che ci sono dei miscugli, dei lunghi blocchi di out.write. Out.write. E poi ci sono dei frammenti di codice che in realtà è il codice che abbiamo scritto noi. Quindi ciò che fa il convertitore è quello di prendere il file JSP, andare a vedere, a separare ciò che è dentro lo scriptlet, quindi dentro il minore percento, percento maggiore, e tenerlo da parte come codice Java. Quello che è al di fuori degli scriptlet è HTML, che dovrà andare a finire tale e quale, copiato letteralmente, nella risposta che va al browser. E quindi tutte quelle righe di testo, che per noi sono l'HTML che scriviamo, dovranno essere generate in output da questa classe. E quindi riga dopo riga il traduttore aggiunge out.write testualmente copiando esattamente ciò che scriviamo. Questo è quello che loro in gergo, nella documentazione Java, è chiamato template text. Il testo del template, del modello, testo fisso. Quindi una pagina JSP mescola del template text, del testo che noi chiamiamo volgarmente HTML, e del codice Java. Il template text, nel momento in cui viene convertito, viene generata la classe, viene trasformato, messo dentro i write, l'operazione di stampa, e invece gli scriptlet, il codice Java che noi scriviamo, viene semplicemente inserito lì, dentro quel metodo di quella classe. È un'operazione puramente sintattica. Chi fa questa traduzione non capisce ciò che sta succedendo. E questo permette, ad esempio, di fare un'aperta graffa, iniziare un blocco e poi in realtà chiuderla in uno script successivo. Cioè non dobbiamo necessariamente. L'importante è che l'unica cosa che viene compilata è questa. Il risultato finale deve essere corretto in Java. La pagina JSP invece non viene validata in nessun modo prima di passare da questo. Poi vedete anche che ci sono delle righe vuote. Tra l'altro in questa conversione fa lui già un lavoro che per noi sarebbe molto antipatico, che è quello di fare l'escape, no, barra virgolette, di tutti i caratteri che in una stringa Java non si possono mettere. Quindi un lavoro noiosissimo che per fortuna lo fa lui il traduttore automatico. Poi dicevo, ci sono queste righe vuote. A che cosa corrispondono? Sono le prime tre righe. Le prime tre righe corrispondono, qui c'è un commento che non viene generato, poi c'è un a capo qua sulla riga 5, quindi questo simbolo qua, percento, minore percento, meno trattino trattino, è il simbolo del commento JSP. Quindi questo è un tag JSP come tutti quelli che cominciano con percento e viene quindi rimosso dal convertitore JSP. Quindi non compare nella classe. Alla fine di quel commento sulla riga 5 c'è un a capo. Questo a capo, questo new line, che, no, che si va a capo dopo questo tag, viene tradotto qua, a questa riga 54. Proprio passo passo, riga per riga, in modo... Scusate, ho perso il file. Sulla riga 6 c'è un altro a capo, c'è un altro invio, e questo viene tradotto qua, sulla 55, e poi c'è questo altro tag sulla riga 7 che viene interpretato dal traduttore e quindi non viene generato nulla, se non rimane solamente la capo. Dopodiché c'è il doctype, che è la qui in riga 57, che corrisponde al codice della riga 8, e da lì in avanti è tutto facile. Quindi, in pratica, questo traduttore che cosa fa? Lui prende e copia, e interpreta solamente il significato dei tag col percento.
Quindi nel caso del commento lo butta via, nel caso di chiocciola page content type, questo tag specifica qual è il content type della pagina, quindi il content type è un attributo nella risposta HTTP che serve al browser per capire che tipo di contenuto gli sta tornando, se è un'immagine, se è un HTML, se è un testo, se è un CSS o altro, e quindi noi normalmente sarà HTML. Questo attributo viene usato da un'altra parte nel codice qua. Il codice generato a un certo punto chiama un metodo, response.setContentType, in cui gli passa delle informazioni che l'utente, no, il programmatore, che noi avevamo inserito in questo attributo page. Quindi ciò che sta nei tag %* viene interpretato, in qualche modo influenza la traduzione. Ciò che sta invece al di fuori semplicemente viene tradotto come del print line. Quindi è un meccanismo abbastanza grezzo, abbastanza semplice, ma efficace alla fine. L'altra cosa che ci interessa conoscere è che in questo metodo che viene chiamato, noi, il nostro codice andrà a finire lì dentro, ok? Quindi nel nostro codice avremo accesso a tutti solo le variabili che sono accessibili dentro questo metodo di questa classe. E quali sono? Vabbè, sicuramente un metodo ha dei parametri che sono un parametro request e un parametro response. Sono due oggetti. Due oggetti che vengono passati dal container Java alla classe Servlet e che quindi posso usare tranquillamente. Sono i parametri del metodo dentro cui va a finire il mio codice, quindi se voglio li posso usare. L'oggetto request contiene tutte le informazioni relative alla richiesta HTTP che è arrivata dal browser. Quindi l'indirizzo di chi l'ha chiamata, tutte le informazioni che ci sono di fatto nell'intestazione HTTP, se vogliamo sapere il tipo di browser, il sistema operativo di chi me l'ha chiamato, tutte queste informazioni sono lì dentro, nell'oggetto request, e che quindi ha una serie di metodi che possiamo utilizzare a quel fine, no? Poi vediamo quali sono i principali per estrarre informazioni che ci servono. Mentre invece l'oggetto response è un oggetto inizialmente vuoto, cioè inizialmente senza grossa informazione, che è quello che conterrà la risposta che io sto preparando. Quindi questo metodo riceve un oggetto Java che rappresenta la richiesta HTTP, riceve un oggetto Java che rappresenta la risposta che il browser, che il server manderà, sempre su HTTP, e lo scopo di questo metodo è quello di riempire la risposta. Riempire la risposta settandone le proprietà, come ad esempio il content type, response.setContentType, e riempiendo nello stream di uscita che contiene il contenuto vero e proprio, il body della risposta HTTP. Oltre a questi due oggetti, request e response, in realtà il nostro metodo ha accesso a un'altra serie di oggetti che sono, questo è un blocco di codice anche qua che viene generato automaticamente, che ci prepara alcune variabili, alcuni oggetti, tra cui quello che abbiamo già utilizzato, un oggetto che si chiama out, che sappiamo essere lo stream nel quale vanno a finire, no, i nostri, sia il template text HTML sia le stampe che noi facciamo, il testo che noi generiamo dalla pagina. Quindi questa variabile out non è nulla di magico, non è nulla di speciale, è semplicemente una variabile che è stata preparata, è stata pescata da un page context. Se andiamo lì indietro, il page context, vabbè, in realtà è un oggetto che è stato creato qua per nostra comodità, ma a partire sempre dalla request e dalla response. Quindi. Ma questi sono dettagli, se vogliamo, di Tomcat, di come fa lui a gestire questi oggetti. Lo standard JSP, adesso torneremo a vederlo in modo un pochino più ordinato sulle slide, definisce, predefinisce quali sono gli oggetti che il container mi mette a disposizione, quindi su cui io so di poter contare. Allora, la differenza tra questo codice e questo è evidente dal punto di vista, se vogliamo, anche della competenza, delle capacità che servono per chi deve scriverlo. Quindi una persona che sappia di HTML e un pochino di programmazione se la cava. Da questa parte invece bisogna saper programmare abbastanza bene in Java
e tutte le volte che c'è una parte preponderante o predominante di testo HTML diventa estremamente noioso. E in più perdiamo tutta la capacità che avrei qui, ad esempio, di vedere se i vari tag sono bilanciati oppure no, se sono scritti bene, se la sintassi HTML è corretta. Qui riesco a validarlo. No, anche l'editor stesso mi aiuta, no, per vedere dove sono i tag corrispondenti. Mi fa l'autocompletamento, eccetera. Qui dentro sono tutte stringhe Java, quindi non può far nulla. Non capisce. Quindi, quando c'è molto testo HTML e quando c'è poco codice eseguibile, relativamente al testo e magari anche semplice questo codice eseguibile, ho un vantaggio in termini di produttività e di capacità, e di, diciamo così, anche facilità, no? di programmazione, che è enorme. E questo, se vogliamo, è il GSP, ma è comune a tutti i linguaggi di scripting, no? Sia che voi usiate l'Internet Information Server della Microsoft con il suo .NET .ASP, ASPX, i file ASPX, sia che usiate il PHP come linguaggio di scripting, alla fine condividono tutti abbastanza questa filosofia, dove c'è molto codice e nei punti giusti vado a inserire del codice eseguibile. I tag JSP, quindi il resto della specifica JSP, ci serve per capire, beh, questo qua racconta di nuovo lo stesso meccanismo, ci serve per controllare, per definire questo processo di traduzione, di creazione della classe Java. No? Perché la JSP è uno dei pochi casi in cui la classe viene effettivamente compilata. Se prendete ad esempio applicazioni scritte in PHP, quella pagina PHP non viene mai compilata, viene sempre reinterpretata e riletta ogni volta. Quindi è più leggero la prima volta, ma è più pesante le volte successive. Allora, la sintassi JSP prevede quattro principali direttive. Una la conosciamo già, la prima, lo scriptlet. Percento minore, anzi minore percento maggiore. Lì in mezzo, codice Java. Cosa succede a questo codice Java? Viene infilato, come abbiamo visto, dentro il metodo di servizio della servlet. Poi ce ne sono, c'è quello successivo che è una leggera semplificazione, percento uguale, si chiama expressionlet oppure expression. In questo caso è possibile inserire solamente una espressione Java e non uno o più istruzioni vere e proprie, istruzioni eseguibili. Cioè un'espressione, c'è un valore. Cosa fa il percento uguale? Prende il valore che ho inserito e la mette già lui dentro un out.print. Quindi se voglio solamente, se devo entrare in Java solamente per stampare un valore, potrei fare minore percento out.println x, la variabile, punto e virgola, oppure più velocemente minore percento uguale x senza punto e virgola. Senza punto e virgola, perché poi questo viene messo dentro la chiamata della funzione. Questo è comodo quando devo andare a infilare dei valori in un certo punto. Noi avevamo ieri fatto questa cosa qua, out.println di nome. Io avrei anche potuto molto più semplicemente dire, ok, qui a questo punto tu ti chiami e qui voglio il nome, ripeto la stessa variabile, minore percento uguale nome. Quindi è una sintassi semplificata per sostituire out.println di nome. Se voglio vedere cosa succede in termini di traduzione, basta che io, vabbè, adesso non ho scritto nulla, vado a vedere il servlet corrispondente, il saluta.jsp, la classe corrispondente, vedete che questo output.print di nome è ciò che è stato generato in corrispondenza del tag percento uguale nome. Quindi avanzo di scrivere output.print aperta tonda e poi di scrivere chiusa tonda punto e virgola. E di sporcare troppo il codice HTML, per cui diventa più facile da leggere. Se vogliamo una piccola comodità. Poi ci sono altre due tipi di tag,
a parte il commento che era per 100 meno meno che abbiamo visto prima. La dichiarazione e la direttiva. La dichiarazione io tendo a non usarla mai. Cosa fa il per 100 punto esclamativo? Funziona come lo scriptlet, nel senso che inserisce il codice Java che sto definendo, che sto scrivendo qui in mezzo, ma a differenza dello scriptlet non lo inserisce dentro il corpo del metodo di servizio, ma lo inserisce dentro la parte dichiarativa della classe. Cioè, in questa classe che vedevamo prima, qui c'è il metodo che ha questo nome underscore jspService, ha un nome strano perché non deve essere chiamato da noi, ma questa è una classe. Una classe che dichiara dei suoi metodi, delle variabili, eccetera. Con la direttiva per 100 punto esclamativo, il codice che scrivo andrà a finire qui, dentro la classe, non dentro il metodo. A che cosa mi serve? Mi servirebbe per definire eventualmente delle variabili di istanza di questa classe, per definire dei nuovi metodi a questa classe. Quindi, vabbè, è possibile. Cioè, nella pagina JSP mi genera una classe Java in cui dentro JSP stesso, col per cento punto esclamativo, definisco dei nuovi metodi, delle nuove variabili. È una cosa che però non si fa quasi mai, e si preferisce quando abbiamo bisogno di nuovi metodi o di variabili creare degli oggetti a parte e non aggiungere delle cose a questa classe, per un motivo molto semplice, che questa classe è una classe unica che viene usata, e quindi i suoi metodi vengono chiamati, da tutte le richieste HTTP che sono relative a quella pagina lì, a quell'indirizzo lì. Quindi vuol dire che questa classe è condivisa tra tutte le richieste. Se voi avete un sito con 10.000 utenti, probabilmente di questa classe ci saranno 10-15 istanze contemporanee che vengono eseguite. E quindi ogni volta che dichiarate una variabile lì dentro, quella variabile è condivisa tra molti thread, thread Java, no? E quindi voi, non so se avete già fatto qualcosa di programmazione multithreaded, ma la cosa più importante che si impara è che ogni volta che devo accedere a un dato condiviso tra più thread che lavorano su quel dato in parallelo, devo sempre fare attenzione alla sincronizzazione reciproca, no? Per evitare che io usi un dato, nel frattempo qualcun altro me lo modifica, nel frattempo poi io dopo lo riscrivo e alla fine questo dato assume un valore che è non deterministico, non so più che valore abbia perché dipende dalla velocità relativa con cui vanno avanti i vari thread. Quindi è, lo dico tra virgolette, pericoloso andare ad aggiungere variabili e metodi qui dentro se non sono sicuro di farlo nel modo corretto, sincronizzando gli accessi, no? Con la programmazione multithreaded. Quindi di solito si preferisce evitare. Mentre invece se io creo una variabile di istanza, una variabile locale al metodo, non c'è problema, perché anche se avessi 10 thread, ogni thread chiama lo stesso metodo, ma sono istanze diverse del metodo e quindi le variabili locali al metodo sono diverse, sono separate, sono tante copie diverse. Mentre invece le variabili di classe, di istanze dichiarate nella classe, sono condivise tra tutti i thread. Ok? Quindi quella parte sulle direttive si tende a non utilizzare, ci sono metodi più furbi di lavorare che non incappano in questi problemi. Anche perché, se vogliamo, la soluzione semplice ai problemi di accessi mutui e variabili è quella di sincronizzare gli accessi. No, c'è una parola chiave Java che si chiama synchronize, che fa sì che quando io entro in un blocco di sincronizzazione e un thread entra in quel blocco di sincronizzazione, nessun altro thread può entrare in quello stesso blocco. Però così facendo cosa faccio? Sto serializzando le richieste. Quindi anziché avere 10 utenti che tutti contemporaneamente mi leggono la stessa pagina e il mio server li esegue in parallelo, sincronizzando gli accessi dico ok, c'è il primo utente, quando ho finito di ascoltare il primo utente comincio ad ascoltare il secondo e le prestazioni del mio server web crollano di un fattore 50 immediatamente, perché non riesco più a sfruttare nessun parallelismo del mio server. Quindi breve introduzione per dire questo esiste ma non lo usiamo.
Mentre invece l'ultima direttiva per 100 chiocciola, e poi per fortuna hanno finito i caratteri speciali, non ci sono altre cose strane, altre acrobazie da tastiera, da ricordarsi, contiene le direttive. Le direttive sono delle informazioni che guidano, non inseriscono codice specifico, ma guidano la traduzione della pagina. E non sono molte queste direttive. Questo l'abbiamo visto, questo non lo facciamo. Le direttive sono di due tipi solamente, si chiama on page oppure include. Page la vediamo, include non la useremo mai, perché esiste un altro metodo per fare le inclusioni che invece funziona meglio di questo. Noi stiamo, un attimo ve lo motivo, la tecnologia GSP ha seguito una serie di evoluzioni successive. Le prime versioni erano estremamente grezze, erano basate proprio su, di fatto, macro per aiutare la traduzione. E quindi il meccanismo anche di import era molto, e di inclusione era molto, diciamo così, diretto. Le versioni successive, per fortuna, hanno inventato dei metodi più robusti, più validi per fare le stesse cose. Quindi ci sono ancora, però per compatibilità all'indietro, ci sono ancora dei metodi, no, delle sintassi, delle proprietà che esistono ancora, anche se poi in realtà non si usano più perché ci sono modi migliori di fare le cose. Quindi la direttiva page ci serve soprattutto per un motivo. Allora, si scrive minore per 100 chiocciola page e poi c'è un comando, che può essere import oppure content type. Content type è obbligatorio, deve essere dato per tutte le pagine GSP, perché nel protocollo HTTP, quando mi arriva una risposta, il browser deve sapere che cos'è questa risposta, altrimenti per lui è un file binario, non sa se interpretarlo come HTML, interpretarlo come JPEG, interpretarlo come PDF. Quindi questo è obbligatorio, infatti quando creiamo una nuova pagina GSP, NetBeans ce la inserisce già automaticamente, mettendo HTML, che è la cosa più probabile che succederà, ma ovviamente la possiamo modificare. Chiocciola, minore per 100, chiocciola, page, qua, content type uguale, text barra plain, oppure il default è text barra HTML. L'altra invece direttiva che ci interessa è import, cioè nella pagina JSP io uso delle classi, dentro il codice Java posso usare delle classi e queste classi per poterle usare devo importare, ma anche quando scrivo in Java normalmente devo importare il package nel quale queste classi sono definite. Allora, l'istruzione import non va dentro il metodo, non va neanche dentro la classe, ma va all'inizio del file, per far sì che nella traduzione, nella generazione della servlet, all'inizio del file ci sia l'import del package che mi serve o dei package che mi servono, uso questo modo, questa direttiva. Non tutte le versioni, ma le più recenti di NetBeans lo fanno già in automatico, nel senso che quando scrivi il nome di una classe ti chiede, no, ti segna l'errore, poi dice per correggere l'errore posso aggiungere un import, così come fai normalmente nelle classi Java. Invece Eclipse non lo fa questo ancora. Poi c'è un'altra variabile, sempre di pagina, un'altra direttiva, perdono, non variabile, un'altra direttiva di pagina che è session. La cito di sfuggita perché il valore di default è true ed è quello che vogliamo normalmente. No? Chiede se questa pagina che sto scrivendo deve far parte della sessione di navigazione dell'utente oppure deve essere una pagina che non genera cookie di sessione. Ne parliamo più avanti quando parleremo delle sessioni, ma non ho mai trovato la necessità di metterlo a falso, anche se teoricamente è possibile. Inizializza o non inizializza le variabili di sessione, l'accesso alla sessione, ma come dicevo ne parliamo quando parleremo della sessione. Queste sono quelle più importanti, in realtà è l'import quella che ci interessa di più, tutto il resto è abbastanza standard. Poi ce ne sono altre due direttive, sempre a livello di pagina, per la gestione degli errori, che di fatto sono una sorta di try catch, no, delle eccezioni, gestito a livello di JSP. In codice Java io posso, quando richiamo del codice, dei metodi che possono generare eccezioni, devo fare sempre il catch
possibile eccezione, dire che cosa fare se l'eccezione si verifica. A livello di pagina JSP, anche se il codice eseguito dentro la pagina genera un'eccezione, chi la gestisce questa eccezione? Allora, se non faccio nulla, la gestisce Tomcat. Nel senso che avrete sicuramente visto ieri, se sbagliavate a scrivere qualche cosa, vi saltava fuori una pagina di errore che era generata da Tomcat, il quale vi inseriva nell'HTML il dump del messaggio di errore, oltre che scriverlo nel log. Ma se voglio fare qualcosa di un pochino più friendly nei confronti dell'utente, non sbattergli in faccia il log dei messaggi d'errore del server, io posso decidere di gestire, intercettare l'errore inviando a una pagina ben specifica. Dico, quando si verifica un'eccezione non catturata, non già catturata dal codice, in questa pagina, anziché darla in mano a Tomcat che mi genera quella pagina di errore, darla in mano a questa pagina in cui scriverò: guardate, scusa, il programmatore di questo sito è un carciofo, non ha fatto le cose per bene, c'è un errore, chiediamo scusa e riprova, o qualcosa del genere. E quindi è possibile impostare questo su siti, diciamo così, reali, ma in fase di sviluppo, di debug, è meglio non impostarla, perché noi abbiamo bisogno di vederli questi messaggi per capire cosa è andato male. E basta, nel senso che gli altri sono dettagli che ho riportato qui per completezza, ma non li usiamo mai. Così come l'altro tag di pagina, l'altra direttiva include, non, di nuovo vi ho detto, non la serve per includere una parte di un JSP all'interno di un altro file JSP, ma per fare questo non useremo questo metodo, ne useremo un altro. Vabbè, poi ci sono i commenti, ma sono dettagli. Ok, quindi questo è, come vedete, la sintassi è abbastanza semplice. Per 100 minore è lo script, per 100 minore uguale è l'espressione, che ha già implicito la print, per 100 chiocciola page import, quando dobbiamo importare dei package. Il succo è abbastanza semplice. Ma poi dentro il codice che usiamo abbiamo accesso a questi oggetti. Abbiamo visto prima un flash del codice della SERVL che lavorava un po' per preparare degli oggetti, che sono questi. Quindi tutti questi oggetti sono disponibili automaticamente all'interno di qualsiasi pagina JSP. Sono già stati creati e inizializzati per noi, non dobbiamo fare nulla, semplicemente usarli se ci servono. Okay? Che cosa sono? Facciamo una carrellata su questi signori. L'oggetto request l'abbiamo già toccato, no? È quello che contiene le informazioni tutte le informazioni sulla richiesta. Tra le varie informazioni che contiene, quelle più importanti sono i parametri della richiesta. Poi vediamo l'elenco completo dei metodi che ha. L'oggetto response contiene invece la risposta che sto per mandare. Quindi le informazioni, la risposta HTTP è sempre fatta da due parti. Il protocollo HTTP ha dei messaggi che sono sempre fatti di due parti, no? Degli header iniziali e un corpo. E quindi l'oggetto response contiene i metodi per settare gli header della risposta, ad esempio il content type è uno di questi, ad esempio la data è uno di questi, ad esempio il cache sì oppure no, per dire al browser se questo contenuto deve essere messo in cache oppure no, è un altro di questi header. E poi c'è il corpo della risposta non è altro che lo stream out. E gli header in realtà si possono impostare. Questo oggetto response non lo usiamo quasi mai direttamente, perché già la sintassi JSP ci permette già di richiamarne implicitamente i metodi. L'oggetto out, che è uno stream dentro response, quindi out in realtà è una property di response, è un print writer, e è quello che permette di inserire del codice. È il testo a piacere dentro la risposta HTML. C'è un altro modo di fare la stessa cosa che sintaticamente è osceno, però praticamente è utilizzato. Cioè, se io sono dentro codice Java e voglio stampare qualche cosa, la cosa corretta sarebbe out.print oppure write oppure println, il metodo di stampa che voglio, tra parentesi una bella stringa. Ma un modo
visto che abbiamo capito come funziona la traduzione, un modo equivalente è quello di uscire per un attimo. Qui sono, magari sono dentro un codice, dentro una if, che è dentro un while, dentro, proprio dentro un metodo, annidato dentro il codice. E per un attimo esco dallo scriptlet, scrivo del testo normale, che verrà interpretato dal traduttore come template text, e quindi intorno a questo ci verrà messa dal traduttore out.print. E poi subito dopo rientro nello scriptlet, anzi in uno scriptlet nuovo, ma in realtà continua la traduzione normale. Quindi a volte si vede uscire e rientrare in uno scriptlet come scorciatoia per inserire, per stampare del testo. Allora, se è una singola parola, una singola stringa, no. Ma se ci fossero diverse righe da inserire, è anche molto più leggibile fare così che non una batteria di print. È chiaro che dobbiamo essere molto attenti, ordinati nel codice, nell'indentazione, sennò dopo un attimo non si capisce più niente. Niente. Perché poi voi uscite e rientrate in uno script nuovo avendo magari tre parentesi graffe aperte. E qui dentro le dovete poi chiudere, perché le avevate aperte nello script precedente. Va bene, è così. Sono le cose che si fanno, e poi poco per volta cercheremo di imparare a farle sempre meno, dandoci dei metodi un pochino più furbi per lavorare. Però sia l'out.print che uscire dal codice significa andare a aggiungere contenuti in questo stream di uscita. Ok, vediamo i metodi principali, no, di questi oggetti. Dicevamo, l'oggetto request ha come funzione principale per noi quella di poter ottenere i parametri della richiesta, no? Poi ci abbiamo già giocato, ci avete giocato anche ieri. E il metodo più semplice è quello getParameter, a cui passo il nome del parametro e lui mi restituisce, sotto forma di stringa, il nome del parametro, e lui mi restituisce il valore di quel parametro sotto forma anche lui di stringa. È possibile, cioè esistono dei metodi per beccare invece più di un parametro per volta. Ad esempio, se li voglio tutti, senti, dammi tutti i parametri della richiesta, che poi me li vado a vedere con calma, c'è un getParameterMap che mi restituisce un oggetto di tipo map. Non so se sia un hash map o una tree map, non mi interessa. Sapete cos'è una map? Una delle classi nelle collection Java, che ha dei metodi, no? Che ha di fatto una serie di chiavi e una serie di valori associati a queste chiavi, una tabella, un dizionario di fatto, no? In termini astratti. Per cui è una sorta di, immaginate un array a due colonne in cui posso avere il valore, cioè l'elemento nella seconda colonna, conoscendo la chiave, cioè l'elemento nella prima colonna. Oppure mi dà un'enumerazione, quindi un elenco, una lista, solamente dei nomi, dei parametri e un array dei valori dei parametri corrispondente a un certo nome. Questo succede solamente nel caso in cui ci sia un parametro che è ripetuto più volte. Allora il valore non è uno solo, ce n'è più di uno. Anziché restituirmi una stringa, mi restituisce un array di stringhe. Quindi ci sono tutti i metodi per accedere ai parametri della richiesta. Oh, ma i parametri della richiesta che cos'erano? Erano punto interrogativo, nome uguale valore, e commerciale, punto, nome uguale valore, e commerciale, nome, erano tutti codificati nella URL. Noi possiamo, volendo, leggendo la URL, andare a vedere i parametri. E il vantaggio che abbiamo è che il codice di Tomcat, prima di chiamare il nostro metodo, ha già preso queste cose, le ha decodificate, le ha spacchettate e le ha messe in ordine. E qui noi ci possiamo lavorare come stringhe o come oggetti Java e non andando a decodificare le cose. Soprattutto perché poi lì c'è un passo di codifica, per cui se il parametro contiene uno spazio, contiene una lettera accentata, contiene altri caratteri che non possono far parte della sintassi della URL, quello viene codificato, lo spazio viene codificato con un più, lettere accentate con un percento, il codice esadecimale. Insomma, è un lavoro di codifica e decodifica che noi non vediamo, quindi usiamo questi metodi. Ma questi sono solamente alcuni dei metodi del request. Io quello che vi invito a fare è di abituarvi, no, ad andare a consultare direttamente, no, il Java doc, no, la specifica. Io qui ho un link della Java 5 API, in realtà questo link è vecchio, si potrebbe guardare la Java 6, ma per quello che facciamo noi non cambia nulla. Ricordate sempre la Enterprise Edition. E qui c'è tutta la documentazione. Volete sapere che cos'è l'oggetto request? Andiamo a vedere cos'è l'oggetto request.
c'è un package che si chiama, dunque, tutte le classi, la cerco qua, request, eccola qua, HTTP server request, che è l'oggetto che ci viene passato come request, che contiene, e questi sono i metodi che contiene, tra cui da qualche parte ci sono ad esempio get headers, le intestazioni, i nomi dei parametri di intestazione della richiesta, ma poi eredita a sua volta da server request i get parameters. Adesso, per tutto il discorso che abbiamo fatto sul get parameter è documentato qui. Ok, quindi tante volte, così nella spiegazione in aula o sulle slide, cerchiamo di distillare le informazioni essenziali, minime, per poter lavorare, ma poi abituatevi a leggere queste documentazioni, no? Magari non tutte, nel momento del bisogno uno si ferma, sa che la specifica è scritta lì, non è scritta su un forum o su Google. Poi là magari ci sono degli esempi o delle esperienze di chi l'ha usato e ti consiglia come usarlo, ma alla fine sono anche leggibili queste cose, tutto sommato, non è scritto in un linguaggio troppo complesso. Tra l'altro queste sono le stesse informazioni che dentro NetBeans sono direttamente accessibili, cioè quando io, con l'autocompletamento, no? Se io scrivo request punto, se siete collegati alla rete, no? Avete direttamente i metodi possibili con l'oggetto in cui sono definiti, perché questi oggetti vanno a pescare ovviamente per ereditarietà degli altri metodi, e la documentazione, questo testo che c'è qui è esattamente preso dal sito web che abbiamo visto prima, quindi esattamente lo stesso testo. Quindi io su questo insisto abbastanza, perché poi alla fine le cose si imparano andando a leggere le specifiche. Ok, e non solo le slide. Altri oggetti che sono implicitamente presenti e accessibili in tutte le pagine GSP sono ad esempio questi quattro: Session, Application, Config e Page Context. Li ho messi insieme perché tutti questi quattro fanno cose diverse, se andate a vedere i loro metodi sono diversi, ma hanno tutti una cosa in comune, che sono dei bidoni, pardon, dei contenitori. Sono quattro bidoni contenitori in cui posso mettere dentro le cose. Quindi quando una mia pagina ha bisogno di ricordare, di creare un oggetto, ricordare quell'oggetto perché più tardi gli serve, può usare uno di questi quattro bidoni e settare, in gergo li chiamano attributi, più avanti li chiameremo Java Beans, oggetti memorizzati all'interno di questi quattro contenitori. Hanno altre funzioni, ma adesso mi sto concentrando sulla funzione da contenitore. E li posso riusare in un momento diverso. Ma perché ci sono quattro bidoni e non uno solo? Ma perché questi bidoni hanno durata diversa. Uno sparisce subito, che è quello di pagina, l'altro dura un po' di più, che è quello di sessione, l'altro è condiviso tra tutti, che è quello di applicazione, e quello di config è comune invece a tutto Tomcat, quindi tutte le applicazioni che girano sullo stesso Tomcat. E quindi dipende un attimo che visibilità a quali altre pagine, a quali altri utenti, a quali altre applicazioni voglio far vedere questo oggetto e la durata per la quale mi prevedo che questo oggetto mi servirà. Questo meccanismo qua lo useremo tantissimo, non usando direttamente questi quattro oggetti, ma usando una sintassi Java, che è quella impareremo a chiamare Java Beans, il lavoro della settimana prossima, che ci permette di definire oggetti, registrarli automaticamente dentro questi contenitori, e quindi entreremo poi nel dettaglio su quando vengono creati e distrutti questi oggetti, contenuti, gestiti da questi contenitori. Questa è una delle caratteristiche che rende l'ambiente Java, le GSP, molto più potenti che non l'ambiente
PHP per esempio, che magari è molto più diffuso, ma là, se dovete memorizzare in sessione un oggetto complesso, cominciate pure a caricare la pistola per spararvi, no? Oppure avere un oggetto condiviso tra più sessioni contemporanee o che persiste al logout, non c'è modo, no? Mentre qui per fortuna abbiamo dei meccanismi più sofisticati, più seri, più complessi da un certo punto di vista, ma anche più potenti dall'altro. Vabbè, poi qui c'erano i dettagli, alcuni esempi, ma voi ieri avete già fatto la corsa, no? a utilizzarli, quindi esiste poi un altro meccanismo per inserire dei valori all'interno della pagina web risultante. Allora, per inserire un valore, un testo, qualche cosa all'interno della pagina web, so che posso fare già due modi: lo scripted, minore per cento, out.print, oppure l'expression, minore per cento uguale, il valore. Ce n'è un altro ancora, che è quello di usare di fatto un linguaggio di espressioni semplificato, che verrà poi tradotto ovviamente in codice Java. Perché semplificato? Ma perché ci serve un linguaggio semplificato se sappiamo programmare Java? Proprio questa è la domanda. Questo linguaggio semplificato è stato inventato, è stato inserito nella specifica, proprio per permettere a persone che non sapevano programmare in Java di personalizzare, rendere un pochino dinamiche le pagine. E quindi, se vogliamo, questo linguaggio è molto semplice, non ha i tipi di dati, non ha, perché di fatto c'è un interprete dietro che cerca di capire le cose, di interpolare ciò che l'utente non ha scritto. E lo posso inserire in qualunque punto della pagina, la sintassi è per dollaro aperta graffa, un'espressione chiusa graffa. E automaticamente lui valuta le espressioni e converte tutti i tipi di dato che ci sono. E in particolare mi dà un accesso semplificato ad alcune variabili chiave, ad alcuni oggetti chiave. Qui c'è un esempio, param.address. Questa è una versione semplificata di request.getParameter, aperta tonda, address, tra virgolette. Quindi, torniamo al nostro esempio stupido, dove dovevo inserire il nome di una persona. Beh, io avrei potuto farlo in modo molto più semplice ti chiami dollaro aperta graffa, dove metà della difficoltà è trovare la graffa sulla tastiera italiana, param punto tuo nome, e finisce lì. Quindi questo expression language non usa la sintassi Java, usa una sintassi molto più semplice. C'è un oggetto implicito param che ha delle proprietà che si chiamano come i parametri della richiesta. È chiaro che poi quando scrivo questo, lui sotto, dietro le quinte, farà request.getParameter di tuo nome, ovviamente. E poi dell'uscita del valore ritornato lo inserirà, farà un out.write lì dentro. Ma dal punto di vista del codice è molto più breve, e forse funziona anche, vediamo se è vero. ABCD, stavolta mi chiamo, in modo più semplice ti chiami ABCD. Quindi alla fine è lo stesso valore, alla fine quella stringa è, eh? Però la sto usando in modo diverso, in modo semplificato. Quindi quando devo, come si dice in gergo, interpolare il valore di una variabile in un certo punto dell'HTML, non disturba neanche tanto la sintassi scrivere così, no? È più al di là del fatto che a nessuno di noi spaventa scrivere questa riga, questa istruzione, però dal punto di vista sintattico è più invasivo. Accetto minore, poi vado a capo, poi mi metto il punto virgola, eccetera. Mentre quello è più chirurgico, se vogliamo, no? Andiamo proprio a intervenire solamente senza rovinare troppo l'impaginazione. Quindi è poi una scelta quasi di stile, di leggibilità, capire se la parte predominante è l'HTML in cui cambio qualche piccolo valore, oppure se la parte predominante è del codice che deve fare qualche cosa e poi alla fine genera un pochino di HTML.
sono strumenti, come vi dicevo, ci sono sempre almeno 3-4 modi di fare le cose in JSP, perché ci sono diversi linguaggi stratificati uno sopra l'altro. Vabbè, qui ci sono gli operatori che si possono usare in queste espressioni dollaro aperta tonda, e soprattutto c'è la possibilità di accedere implicitamente a degli oggetti, e vedremo anche la settimana prossima i Java Beans, che sono oggetti definiti da noi, non solamente quelli impliciti, di nuovo con una sintassi semplificata. Adesso farei una pausa qui, non una pausa di intervallo, ma sulle slide, per tornare un po' al codice, no? Perché da questo momento in avanti nelle slide sono spiegate delle cose che però vorrei farvi venire l'appetito di conoscere prima di raccontarvi che esistono. Allora, questo lo usiamo anche come pretesto per un ripasso un pochino più approfondito dei form HTML, anche perché ieri avete usato dei form, avete usato sempre solo la casella di testo come elemento del form. Adesso andiamo a ripassare quali sono tutti gli altri elementi del form, gli elementi interattivi che si possono usare in un form, e impariamo a gestirli anche capendo qual è il valore che viene poi restituito nel request.getParameter all'interno del codice. E poi cercheremo anche di porci un problema. Il problema è, immagino il caso, l'esempio che facciamo è quello di un form per registrare un nuovo utente, che è facile da capire. Quando vuoi registrare un nuovo utente hai dei dati da chiedergli. Alcuni dati sono puramente testuali, nome e cognome. La data di nascita, beh, è un testo, ma è un testo che ha delle regole. Maschio o femmina, è una scelta da due valori. Che ne so, il luogo di residenza, un continente, no? In Europa, Asia, America, Africa. Allora, una tendina che ha diverse opzioni. Adesso non facciamo le cose complicate tipo la fotografia. Però usiamo il pretesto della registrazione del nuovo utente per costruire un form che contenga al suo interno tutti i vari controlli che l'HTML, di cui l'HTML dispone. E così vedremo, vuoi iscriverti o non vuoi iscriverti alla newsletter, confermi, hai letto o non hai letto le condizioni di servizio del sito, le tipiche cose che troviamo sui form. Okay? E così impariamo a gestirlo. Impariamo prima a gestirlo e elaborare i dati, quindi facciamo due pagine, una nella quale, la prima delle quali l'utente inserisce i dati, la seconda non farà altro che verificare che i dati siano corretti e mostrarci le video. Poi ci faremo venire voglia di gestire anche gli errori di questo form, cioè se l'utente non mi ha messo la password, o le due copie della password non coincidono, o la data di nascita è nel 3018, e allora devo dire, caro utente, no, i dati che mi hai fornito non sono validi. E allora reinseriscili corretti. Reinseriscili corretti vuol dire torna all'inizio, alla pagina precedente, e ricomincia da capo. Se facessi così, se facessi ricominciare da capo l'utente che dopo che ha inserito 10 dati, perché ha sbagliato una virgola, deve ricominciare da capo, non avrei molti utenti sul mio sito. No, la cosa a cui tutti noi siamo abituati e che come utenti pretendiamo è che se ho fatto un errore in un campo, tu mi presenti il form già compilato come l'avevo compilato io e mi dai la possibilità di correggerlo. Ovvio, banale, scontato, vedremo che è un gran casino di codice, no, concettualmente banale, ma ci sarà tanto codice da scrivere. E quindi da qui, questo sarà il pretesto, la forte spinta a dire cerchiamo di fare le cose meglio, perché altrimenti per fare una cosa semplice così abbiamo scritto una paginata di codice incomprensibile, se dovessimo fare cose più complesse, no, non ce la caviamo. Allora, partiamo da questo. Allora, fatemi solo fare una cosa, di ingrandire un attimo il font di questa finestra, perché sennò, se trovo le opzioni, Tools, Options, Editor, dov'è?
Ah, forse ancora, è grosso, è troppo, è scritto troppo grosso. Così non mi mandate le bollette dell'oculista. Ok, allora partiamo da zero. Chiudiamo, lavoriamo sempre nello stesso progetto, tanto è solo un progetto usa e getta per sperimentare. Ma ci costruiamo due pagine web, una che chiamiamo registrazione.jsp, in cui generiamo il form in cui l'utente si può registrare, e l'altra una pagina che chiameremo verifica.jsp o verifica registrazione, tanto per essere pedanti, tanto i caratteri non li paghiamo noi, quindi i nomi usiamoli pure lunghi. Verifica registrazione.jsp che andrà a ricevere i dati del form e visualizzare l'utente. Allora, prima pagina è quella facile perché è di fatto una pagina statica, è solo HTML. Potrei addirittura creare una pagina HTML anziché JSP, però c'è poca differenza, è meglio usare JSP, vuoi mai che domani dovessimo mettere qualche cosa di dinamico, tipo la data in un angolino o cose del genere. Partiamo col JSP. E abbiamo detto che la chiamiamo registrazione. Registrazione.jsp, no, jsp non devo mettere, me lo mette già lui. Ok, pagina registrazione.jsp è una pagina, dunque il title mettiamogli registrazione nuovo utente, ehi, sta bravo, registrazione nuovo utente, lo metto come titolo grande. Modulo di registrazione di un nuovo utente. E dico, caro mio, inserisci i tuoi dati nei campi sottostanti. Due punti. Allora, che dati chiediamo a questo? Nome, cognome, data di nascita, sesso. Continente in cui è residente, no? Così mettiamo la tendina, mettiamo dei un campo note, commenti, così un testo libero, e poi la casellina vuoi o non vuoi iscriverti alla newsletter. Allora, il nome. Il nome è un campo di input di tipo testo, input type uguale text, e con un certo nome che scelgo io. Input type uguale text, name uguale, per esempio il nome dell'utente. Quindi questo crea una casella di testo di dimensione standard. Poi se volessi definire la dimensione potrei agire su qualche attributo tipo max length, da qualche parte c'è che ci dice qual è la, mi sembra che sia, dov'è? Max length vi dice la massima lunghezza della stringa, quindi lui me lo dimensiona, ma non andiamo adesso ancora a preoccuparci troppo dello stile dell'elemento, no? La dimensione, eccetera. Sì, stavo arrivando per grado. E gli diamo un nome a questo elemento. E abbiamo una serie di controlli, i quali sono tutti, no? Di tipo, sono, quasi tutti usano il tag input con type diversi. Questi qui, ovviamente, come mi ricorda la vostra compagna, vanno inseriti, vanno raccolti dentro un tag form che raccoglie tutti gli elementi di input tra di loro correlati. Cioè un form di fatto è un oggetto, è qualcosa che a livello di HTML è invisibile, ma mette insieme, raccoglie insieme in un'unica, diciamo come fosse un'unica struttura dati, tutti i campi di input che ricadono dentro quel form.
e noi sappiamo che l'action di quel form sarà, l'abbiamo chiamata prima, verifica registrazione.jsp. Non solo abbiamo bisogno di un form che ha come scopo quello di raggruppare i vari elementi di input in un unico pacchetto, ma quello di dire qual è la pagina web, che dovrà, la pagina dinamica che dovrà ricevere questi dati, poi però dobbiamo anche fare attenzione alla sintassi, alla validità del codice HTML, perché questo campo di input dal punto di vista dell'HTML è come se fosse un carattere, come se fosse una lettera A. Io dentro un form non posso mettere una lettera A, devo mettere magari un paragrafo di testo che a sua volta contiene la lettera A. No, proprio in HTML esistono due tipi di elementi. Gli elementi, non uso la terminologia HTML, uso quella più comune, come se creassimo un documento Word. In Word hai due tipi di oggetti, i caratteri e i paragrafi. In HTML anche, ci sono degli elementi che si comportano come caratteri, che nel gergo HTML, quello dei CSS, si chiamano elementi inline, cioè fanno parte del testo, e poi ci sono gli elementi invece che si comportano come paragrafi, quindi occupano tutta la larghezza e vanno a capo, sono posizionati uno sotto l'altro, che sono gli elementi a livello di blocco. Quindi il body di un documento deve contenere degli elementi, dei blocchi, dei block level elements sono chiamati in HTML. H1, P, sono tutti blocchi che se tu metti due P uno dopo l'altro vengono posizionati sotto i P, i paragrafi uno sotto l'altro. I titoli H1 vengono posizionati uno sotto l'altro. Quindi ha un layout di tipo verticale e una larghezza completa di pagina. All'interno di un block level element, degli elementi di livello blocco, ci possono essere degli elementi di tipo inline, che vengono invece impaginati da sinistra verso destra. No? Su questo ci torneremo meglio quando faremo i CSS. Quindi l'elemento inline, che sono i caratteri sciolti, l'elemento di input, l'immagine, eccetera, non può stare al di fuori di un elemento di tipo blocco. Se no, l'HTML non è valido. Se voi prendete un validatore HTML, vi dice che non è valido. Quindi vuol dire che questo campo di input noi in qualche modo lo dobbiamo inserire dentro un elemento di livello blocco. Il più semplice che conosciamo è il paragrafo. Più tardi faremo i div, che ci permettono di personalizzarlo meglio. E magari già che ci siamo, diamo anche un'etichetta, un testo, in modo che l'utente possa sapere che cosa deve scrivere. Vabbè. Se noi prendiamo registrazione.jsp, otteniamo questo. In realtà facciamo qualcosa di meglio. Possiamo fare un pelino di meglio. Noi sappiamo visivamente che questa casella di testo serve per inserire il nome dell'utente, perché è scritto vicino, c'è il due punti, poi se no vado a capo. E io posso rendere questa informazione esplicita anche nel codice HTML. Non solo perché sono vicini, ma esiste un tag che nessuno usa, ma è comodissimo, che si chiama label, che se lo uso per pinzare il testo e l'elemento di input insieme, no? Dice al browser, guarda che il testo che c'è qua intorno, questo nome, è la label, è l'etichetta relativa a questo elemento di input. No? Cercherò sempre di insistere, ma ve lo consiglio, scrivere l'HTML più pulito e più completo possibile. Perché poi questo, tra l'altro, facilita le cose sia agli utenti, perché il browser vediamo che capisce queste cose e un pochino si adatta, ma soprattutto poi agli utenti che navigano, c'è tutto il discorso dell'accessibilità da parte di utenti disabili che hanno bisogno di ausili per la navigazione, per cui è importante. Allora, io ho messo questo elemento label. Non è cambiato nulla, ma è cambiato in realtà una cosa molto semplice. Se io clicco su nome, il cursore mi viene portato direttamente dentro la casella.
È una cosa minima, no? Però ci siamo abituati. Soprattutto poi quando magari la casella è un bottoncino, una casella di spunta, che per non dover, soprattutto se siete su un dispositivo, uno schermo piccolo con un dispositivo mobile, dover beccare, no, non evitare di fare il tirosegno per beccare esattamente la casella, ma sai che se ci clicchi vicino, se clicchi sull'etichetta, te lo porta dentro. No? Sono piccoli comportamenti che giovano. Quindi questo qua è il nostro schema. Poi in realtà il label ha anche un attributo for che permette di far sì che l'etichetta e la casella di testo possono anche essere imposti diversi dall'HTML, soprattutto se le mettete in una tabella, ma questi sono dettagli che potete scoprire andando a via a leggere la documentazione. Vabbè, adesso andiamo avanti a manetta. Nome, cognome, due punti, cognome. Poi abbiamo detto la data di nascita. Due punti, name uguale data nascita. La data di nascita, type uguale text, è un campo di testo. Quindi l'utente qui dentro ci può scrivere ciò che vuole. Sarà poi il lavoro del server prendere questa qui che è una stringa di testo, in qualche, come facevate ieri per estrarre dei numeri interi su cui fare le somme, le operazioni, e qui deve, più complicato perché deve stare l'oggetto data a capire se è valido. In HTML5, noi qua lavoriamo nello standard HTML401, anzi l'XHTML1, che è quello attualmente, no, così, standardizzato ufficiale. Però avrete già sicuramente sentito parlare di HTML5, che dovrebbe essere la nuova versione dello standard. Hanno fatto dei passi avanti molto forti sui form. E in HTML5 sarà possibile dire che questo non è type uguale text, ma type uguale date, data, o type uguale numero reale, numero intero, no? O dare l'elenco di valori possibili. E questo permette al browser stesso di fare tutta una serie di controlli, ma non solo di controlli, ma magari nel momento in cui entro in un campo date sarà il browser stesso che mi fa comparire il calendarietto, che succede in molti siti, ma è fatto con tanto JavaScript e tanto sudore. Perché comunico al browser quali sono il tipo di dato che dovrò contenere lì dentro, che dovrò memorizzare lì dentro. Adesso noi non usiamo HTML5, quindi dobbiamo accontentarci. No? Ma se volete andare a curiosare su come sono i form in HTML5, vedrete che hanno moltissimi attributi in più, e permettono di fare anche molti controlli approfonditi del tipo: questo campo è obbligatorio, questo campo deve essere riempito solo se l'altro è stato impostato in questo modo, no? Quindi di fatto in modo dichiarativo, dicendolo al browser, riesci già a toglierti dai piedi il 90% dei controlli, poi che li devi comunque fare lo stesso, perché magari c'è un utente che ha un browser non HTML5, quindi ma è solo per vedere quali sono i passi successivi. Ok, nome, cognome, data di nascita, poi cosa abbiamo detto? Sesso, maschio o femmina, supponiamo che siano quei due. Barra P. Quindi anche qua label, anzi no, sesso, due punti, può essere M oppure F. No? E mettiamogli il bottoncino tondo, no? Il radio button. Quindi radio è input, type uguale radio, name uguale sesso. E poi F, input, type uguale radio, name uguale sesso sempre. Adesso poi li completiamo. Qui mi mette il type uguale radio è... genera, no? Il tondino che possiamo selezionabile, il cosiddetto in gergo radio button, no? Sapete perché si chiama radio button? No? Sapete, avete presente le vecchie radio, no, forse non l'avete presente, le vecchie radio meccaniche, no? In cui c'avevi sopra la radio, o anche i vecchi registratori a cassette, in cui c'erano i tasti meccanici, e quando premevi un tasto l'altro saltava su, c'era FM, M, no? E allora
premevi un tasto e l'altro, quello, se ce n'era un altro premuto in precedenza, saltava su da solo, perché lì c'era uno sblocco meccanico alla molla. Quindi il comportamento del radio button è un comportamento mutuamente esclusivo. Quando ne schiaccio uno, gli altri si tolgono. Come fa il browser a sapere, se avessi 20 radio button nella mia pagina, quali sono i gruppi di bottoni? Magari ne ho due che sono per il sesso e ne ho altri 5 che sono per, che ne so, il corso di laurea che sto frequentando o altre cose. Lui lo scopre sulla base del name. Quindi dei diversi radio button, se ne ho tanti sulla stessa pagina, il browser permetterà al massimo ad uno per ogni, ad un bottone tra tutti quelli che hanno lo stesso name di essere premuto. Quindi di fatto, detto più semplicemente, quando l'utente clicca su un radio button, il browser seleziona quello e deseleziona all'istante tutti gli altri radio button che hanno lo stesso nome. Poi ogni bottone deve anche essere associato non solamente un nome, che è quello che gestisce il meccanismo di esclusività, ma anche un valore. Ogni elemento di input, dicevamo già l'altro giorno, rappresenta le informazioni sempre sotto forma di coppia nome-valore. Nei campi di testo il nome è ciò che scrivo qua e il valore è ciò che scrive l'utente dentro la casella. Nel radio button il nome è ciò che scrivo qua e il valore glielo devo specificare, perché l'utente non ci scrive nulla, c'è solo cliccato dentro, sono tutti uguali, non è che ci scrive qualcosa dentro. Allora io posso dire M e F. Quando il form verrà inviato, il browser invierà una coppia sesso uguale M oppure sesso uguale F, a seconda di quale bottone ha selezionato l'utente. Anche qua io salvo e ricarico la pagina ogni tanto, ecco, qui vediamo questo meccanismo. Anche qui potrebbe essere utile aggiungere sempre la label, in modo che se l'utente non preme esattamente nel bottoncino ma preme vicino, no, il tasto F permette di associarlo, selezionare il bottone, quindi anche qua l'automatismo della label, non labels, label e barra label, che lo metto là in fondo. Che vuoi? Ctrl C, Ctrl V. Ho fatto casino, chiedo scusa, torniamo indietro un attimo. Allora. E magari tolgo questo spazio tra la M, la F e la casella di testo, perché altrimenti con questa casellina qua è molto difficile capire se si riferisce a quello di sinistra o a quello di destra. Adesso sono solo due e vivamente li accoppio abbastanza facilmente, però bisogna giocare anche sempre un pochino sulle spaziature, ancora troppo poco. Bisognerebbe riuscire a distanziare un pochino di più la M dalla F e avvicinare la M al suo pallino e viceversa all'altro. Ma sulle spaziature, su tutto ciò che concerne l'aspetto estetico, quindi caratteri, colori, spaziature, impaginazione, non me ne voglio preoccupare adesso, non voglio andare a scoprire i tag per inserire uno spazio, per cambiare il font, per cambiare i colori, adesso in HTML, perché noi non lo faremo con i tag HTML, ma useremo i fogli di stile per fare queste operazioni. Per cui adesso tolleriamo una pagina molto noiosa, bianca e nera, con i font standard, sapendo che poi impareremo a vestire di colori, di carattere, di impaginazione, di spazi, questo stesso HTML senza più modificare l'HTML, lavorando invece con i fogli di stile, che è il modo più pulito e corretto di lavorare al giorno d'oggi. Ok, abbiamo risolto questo. La domanda successiva che dovevamo fare è: il continente, dove vivi? Dove vivi? Punto di domanda. E la risposta sono Africa, Europa, Oceania, eccetera, eccetera, i cinque continenti. Questo vogliamo che sia una tendina.
a discesa, un menu a tendina. Allora questo lo possiamo fare, il menu a tendina fa eccezione, nel senso che non usa il tag input ma usa il tag select. Select name uguale continente, quindi il tag select crea una tendina e la tendina ha un certo nome. Questa tendina contiene tante varie opzioni e ogni opzione è associata a un valore della tendina stessa, tipo euro per dire Europa, tipo i contenenti cosa sono, potrebbero essere America del Nord, AMN, invento delle sigle così, AMS, America del Sud, poi abbiamo l'Asia. L'Africa, e poi per chi ha caldo l'Oceania, e l'Australia c'è ancora, l'Oceania non ricordo più, l'Oceania e l'Australia è la stessa cosa, ahia, sono ignorante, vabbè. Il tag option che cos'è composto? È composto da un testo visibile dall'utente e da un valore che è visibile dal programmatore. Io potrei anche mettere il testo e il valore uguali, ma molto spesso il valore magari è una chiave, un numero, una sigla che corrisponde a un valore nel database. Così non devo gestire gli spazi, gli accenti, e neppure la personalizzazione. Cioè, immaginate che di questo sito domani vogliamo fare la versione in inglese, la versione in francese, questi testi li dobbiamo cambiare, il value magari li lasciamo invariati, non dobbiamo necessariamente, no? La gestione dei dati, il modello dei dati non dipende dalla lingua dell'interfaccia utente. Se voi l'attributo value è opzionale, potete anche non metterlo, se non lo mettete lui prende per default il testo visibile, ma non lo consiglierei. Allora, riassumendo, una tendina è fatta da un nome, una serie di opzioni, ciascuna opzione corrisponde a un valore da associare a quel nome. Quindi se l'utente sceglie Europa, il form partirà col valore continente uguale EUR e così via. Salviamo la pagina, ricarichiamo l'HTML e ovviamente compare così. L'utente seleziona uno di questi nomi e quando il form verrà inviata invece la sigla. Poi chiediamo ancora all'utente, qui dobbiamo mettere un barra P perché me l'ho dimenticato. Poi rimane ancora, volevamo ancora chiedere due cose, un campo note e vuoi o non vuoi iscriverti alla newsletter. L'iscrizione alla newsletter è una casella di spunta, di quelle quadrate. No? Quindi, la casella di spunta si fa col... Perché me lo indenti qua? Boh. P barra P. P barra P, select barra select. Boh, è indentato male lui. Label. Mettiamolo sempre. La casella di spunta, che è input type uguale checkbox, name uguale newsletter, news, e poi ci scrivo a fianco, barra maggiore, poi ci scrivo a fianco
voglio ricevere la newsletter. Quindi type uguale checkbox, che mi genera questa casellina di spunta che l'utente può selezionare o deselezionare. Cosa viene inviato al server quando l'utente seleziona, anche qua, avendo usato la label, in realtà l'utente può cliccare dove vuole su questo messaggio. Cosa viene inviato al server quando quando il form verrà inviato relativamente a questa casella di spunta? Se l'utente ha selezionato la casella, viene inviata la coppia nome-valore, news uguale ok. Ok lo mette lui. L'ha deciso il primo browser che è stato implementato. Se invece l'utente non seleziona la casella, al server viene inviato niente, non viene inviata la coppia nome e valore, non viene inviato news uguale no, news uguale off, no, non viene inviato news, è come se la casellina non ci fosse. E questa è una asimmetria antipatica, perché vuol dire che poi il codice dovrà essere leggermente diverso tutte le volte che una checkbox rispetto al resto. Amen. È così. Ma vediamo di peggio poi. Dal punto di vista del codice, invece, del server, ma anche dal punto di vista semantico, del dato rappresentato, il radio button e il menu a tendina sono esattamente la stessa cosa. Cioè, sinteticamente sono una bestia completamente diversa. Select option e dall'altra parte input type uguale radio. Ma in entrambi i casi ho un nome, name, e una serie di valori possibili tra cui l'utente è obbligato a sceglierne esattamente uno. Dall'altra parte è la stessa cosa per la tendina, ho un nome e una serie di valori possibili tra cui l'utente è obbligato a sceglierne almeno uno. Il server non si accorge se il dato che gli arriva era presente sotto forma di radio button o sotto forma di tendina. E questo da un lato ci semplifica la vita. Poi l'ultima cosa che vogliamo fare è inserire un campo note, cui se l'utente può inserire i dati, allora questo campo è ancora diverso. Poi andiamo a capo. E l'elemento per farlo si chiama textArea, name uguale note. Barra textArea. TextArea crea, lo vediamo subito, TextArea ha un nome, è un po' come input type uguale text. Dal punto di vista semantico è la stessa cosa, mi crea una casella di testo. La differenza è che la textArea me la crea grande, su più righe. Adesso qua si può impostare la larghezza, l'altezza, eccetera, ma non ci interessa. Mentre invece l'input type uguale text mi dà solamente una riga, una piccola casellina di testo, ma per il resto sono la stessa cosa. Sinteticamente sono molto diversi, perché sono due tag diversi. Non è input type uguale textArea, ma è textArea. Questo purtroppo, chi ha inventato l'HTML, Berners-Lee all'epoca, ha creato certe asimmetrie che ci portiamo avanti ancora oggi. E poi finalmente, qui devo chiudere il paragrafo, e poi finalmente ci sarà il bottone d'invio. Type uguale submit, value, name non ce l'ha il bottone d'invio, non gli serve, perché lui non manda nessun dato, semplicemente lui è lì per essere premuto, ma c'è un campo value che decide che cosa ci scriviamo sopra. Il nome, no, la parolina che è scritta sul bottone. In questo caso scrivo registrati ora o qualcosa del genere. E quindi compare qua sotto il bottone registrati. Questo è il nostro modulo, impaginato male, un po' brutto da vedere, ma contiene grosso modo tutti i controlli dei form. Adesso proviamo a compilarlo con dei dati,
data di nascita, sesso, M, dove vivi in Europa, non voglio ricevere, beh, facciamo finta di sì, eventuali note, bellissima la newsletter, che tutti sogniamo sempre di ricevere. Registrati, che cosa succede? Beh, sicuramente beccherò un messaggio di errore di Tomcat perché questo form aveva come action uguale verifica registrazione.jsp e quella pagina, il browser la chiederà al server e il server gli dirà non esiste. Ma va bene, mi dice guarda che verifica registrazione.jsp non esiste ancora. Ma nel frattempo è un pretesto per andare a sbirciare che cosa c'è là sopra. Allora, cosa c'è là sopra è difficile da vedere, quindi lo ingrandiamo. Allora, c'è l'indirizzo che il browser ha composto sulla base dei dati che ho inserito nel form, è questo. HTTP localhost, va bene. Prima il nome del progetto, va bene, il nome dell'applicazione web. Verifica registrazione.jsp è il nome della action del form. Punto interrogativo, e qui ho tutti i parametri. Nome uguale name value, nome valore. Ciò che ho scritto nel form, nome uguale Fulvio, cognome uguale Corno, data nascita uguale quella data di nascita dove lo slash è stato convertito e codificato in %2F, che è il codice esadecimale del carattere slash, che va bene, l'ha fatto lui. Questo era il radio button, questa era la tendina, nome uguale valore, questa era la casellina di spunta, ah no, non era ok, scusate, ho detto male prima, era on, il valore che viene trasmesso, e le note anche, note uguale, dove gli spazi sono stati convertiti in più. Questo è il cosiddetto codifica nella URL, URL encoding, cioè codifica una serie di dati direttamente nell'indirizzo della pagina che sto richiamando. Questo avviene quando chiamiamo un form col metodo, qui in questo caso non ho indicato l'attributo method, ma quello che lui usa di default è il metodo get. Cioè codifica i parametri all'interno della URL. Esiste un'alternativa che è quella di usare il metodo post, che crea, quindi form metodo uguale get, oppure senza dichiarare il metodo, prende i parametri e li codifica sulla URL. In alternativa form metodo uguale post, quindi usa una richiesta HTTP di tipo post, non di tipo get. Per cui se io ricarico questo form, questa pagina, credo di averla salvata, vero? Sì. E invio nuovamente questo form, ovviamente ottengo di nuovo il messaggio di errore, ma l'ho inviato questa volta in post, non in get, e se guardo qua sopra non trovo più niente, non ci sono più gli argomenti. Perché sono stati inviati non come URL, non come indirizzo della pagina, ma come allegato alla richiesta HTTP. Quindi HTTP post, se andassimo a vedere il messaggio di richiesta andando a sniffare la rete, vedremo post anziché get verifica registrazione.jsp, una riga vuota e poi tutti i dati codificati nello stesso modo uno per riga. Il vantaggio è che in questo caso non vado a inquinare la linea di indirizzo, no? L'utente non vede i caratteri, cioè quindi l'utente non vede i caratteri che sono scritti. In fase di sviluppo, di debug, è molto più comodo vedere i parametri, perché se c'è qualcosa che non va almeno riesco a vederlo visivamente. In qualunque momento posso passare da get a post e la pagina JSP che riceverà la richiesta, no, request.getParameter, funziona in entrambi i casi, non fa distinzione tra get e post, quindi è indifferente. Ok. Abbiamo fatto il form, adesso il lavoro che dobbiamo fare è di andare a elaborare i contenuti di questo form, fare la pagina verifica registrazione.jsp che uno per uno andrà a prendere questi parametri della richiesta che sono arrivati
verifica se sono corretti e dire la registrazione è avvenuta con successo oppure no. Dopo l'intervallo affrontiamo questa seconda pagina. Facciamo un 20 minuti di intervallo e poi rimane un'oretta finale per chiudere.